Ciao a tutti, io sono Nico. Io sono Malik. E questo è Alien Kicks. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not it though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Cody's banging on the door. Oggi siamo qui per rispondere ad alcune domande che ci fate spesso sulle Yeezy e per parlare della prossima release di sabato. Infatti, come molti di voi ben sapranno, questo sabato verranno rilasciate le Yeezy V2 350 Cream in una colorazione totalmente bianca. Per quanto riguarda il numero delle paia disponibili, sarà una release più accessibile rispetto a quella precedente delle Zebra e sarà una release molto più simile a quella delle Bread, ovvero quelle con la tomaia tutta nera con la scritta rossa. E comunque però non ce ne saranno mai abbastanza per tutti, quindi bisogna farsene una ragione. Adesso andremo un po' più nel dettaglio per quanto riguarda la release e vi daremo dei consigli su come prenderle, visto che questa è forse la domanda che ci fate di più in assoluto. Sono pochissimi i negozi fisici in giro per l'Italia a vendere le Yeezy e la maggior parte di questi lo fanno via raffle, ovvero una sorta di estrazione in store in cui il fortunato estratto avrà la possibilità di comprare una scarpa. Forse sono ancora meno i negozi che vendono la scarpa online, tra questi vi sono adidas.com, Graffiti Shop, Olipop e Outlab. Principalmente. L'orario di uscita invece varia da sito a sito, infatti i due orari principali sono mezzanotte, tra cui vi sono Graffiti Shop e Aulab che di sicuro le rilasciano a quell'ora, mentre adidas.com le rilascia alle 10 di mattina. Comunque vi consigliamo di andare direttamente sul sito da cui la volete acquistare e guardare se vi sono informazioni sulla release, tra cui vi sarà di sicuro anche l'orario di uscita. Inoltre chi risiede in zona Milano avrà un'ulteriore possibilità di acquistare la scarpa. Infatti tramite l'app Adidas Confirmed avrà l'opportunità di iscriversi a una sorta di lotteria virtuale in cui se verrà estratto potrà andare a comprare la scarpa direttamente nel negozio di Adidas a Milano. Però dovete abitare veramente a Milano, poiché anche noi due abbiamo provato a entrare in questi raffle, ma l'applicazione utilizzando la localizzazione GPS ci ha detto che sì, non abitiamo a Milano e no, non possiamo entrare in questi raffle. Per quanto riguarda la vestibilità, vi consigliamo di andare su di mezzo numero, poiché le Yeezy vestono un po' strette e se dovessero vestire strette anche con mezzo numero in più vi consigliamo di togliere la soletta interna che di certo non va a influire sul comfort della scarpa. Adesso passiamo a un'altra delle domande più frequenti, ovvero molti di voi ci chiedono: ma ho trovato questo paio di Yeezy su Instagram a 200 euro, ho trovato questo sito che le vende addirittura in sconto, sono vere queste Yeezy? No way. Infatti il mercato delle Yeezy, ma come qualsiasi altro mercato, è dominato dalla legge della domanda e dell'offerta. La domanda è rappresentata da noi, ovvero tutti quelli che vogliono comprare le Yeezy, e sì, siamo tantissimi. Mentre l'offerta è rappresentata dalle pochissime paia che ci vengono appunto offerte da Adidas. Quindi più grande è la domanda rispetto all'offerta, più alto sarà anche il prezzo delle Yeezy una volta andate sold out. Se però siete disposti a spendere per un paio di Yeezy 500, 600, 700 euro, ci sono comunque molte applicazioni affidabili da reseller come GoTap, Kixify o FlyClub. O comunque vi sono anche dei gruppi Facebook come l'Istab Community o Yeezy Italia, nei quali vi sono costantemente persone che sì, vogliono comprare Yeezy, ma anche persone che vogliono rivenderle. In questi gruppi inoltre è possibile chiedere un legit check, ovvero mandare le foto delle sneaker che si vogliono comprare e saranno gli stessi utenti di questo gruppo che, confrontando le scarpe che volete comprare con magari scarpe che hanno già loro, e vi diranno se questa scarpa è real o fake. Inoltre consigliamo di effettuare tutti gli acquisti, soprattutto di scarpe molto costose come delle Yeezy, tramite PayPal. Infatti PayPal protegge i suoi acquirenti in caso le sneaker siano fake oppure non arrivino, e quindi è una sorta di tutela e protezione che è sempre meglio avere quando si comprano scarpe così costose. Per quanto riguarda il futuro delle Yeezy, ci si aspetta verso giugno, non si sa ancora precisamente quando, una nuova colorazione delle V2 Dark Green. Inoltre per l'autunno ci si aspetta il debutto delle nuove Yeezy 350 Boost V3, che saranno leggermente diverse dalla precedente versione perché avranno un diverso pattern della tomaia in primi e il tab è leggermente diverso. Inoltre da mesi vi sono dei rumor su una nuova versione delle Yeezy 750, ma non c'è stata alcuna conferma da parte di Adidas, nonché meno da Kanye. Sappiamo che dicendomi queste cose andiamo un po' a danneggiare noi stessi, perché più persone ci sono che cercano Yeezy, meno Yeezy ci sono per noi. Però questo a noi non importa più di tanto, perché quello che cerchiamo di fare è creare una sorta di cultura per le sneaker da trasmettere a tutti quelli che ci seguono. Infatti
più sneakerhead ci sono, più sneaker ci sono per tutti. E quindi credo diffondere questa cosa sia una cosa positiva per tutti. Speriamo vi sia stato utile questo video. Mettete like se vi è piaciuto e condividetelo con chi ha bisogno di aiuto per comprare un paio di Yeezy. E magari scriveteci qua sotto nei commenti se avete altre domande a cui naturalmente vi potremo rispondere. E vi ricordo che siamo su Elon Kicks. Ciao a tutti. Coloro che le comprano solamente per acquistarle sarà molto alto. Le comprano solamente per acquistarle. Solo per rivenderle.